Missione compiuta del Montevarchi, che voleva il successo allo stadio dei Pini di Fogliano e lo ha ottenuto largamente in virtù di una partenza bruciante di quelle con il coltello tra i denti. Nell'Aquila due dei quattro ex Amaranto, anche se il Fogliano gioca in tenuta gialla, Monaci e Barbero in campo. Nel gioco delle quote torna tra i pali Matteo Coppi per l'ex Liberali in panchina. L'altro ex Ceccuzzi è indisponibile al pari di Sorbini e Stefanelli nella capolista che cerca il primo successo del 2017 sul campo del Fanalino di Coda. Arbitra Cristian Robilotta di Sala Consilina, ottima la terna. Terreno di gioco pessimo allo stadio di Fogliano con tante gibbosità. Montevarchi che parte di gran carriera al sesto, Monaci ha subito la palla buona e il suo piattone destro Guglielmo Tiezzi nega il gol dell'ex. Al decimo il Montevarchi in vantaggio con Monaci che tocca d'opportunismo dopo una sponda. Non esulta Monaci in segno di rispetto per la sua ex squadra, la squadra di cui è stato capitano. Al quattordicesimo il raddoppio del Montevarchi, la Sheb imbecca in profondità Essussi e il bomber, 8 reti per lui in campionato, non perdona, prende la mira, 2-0, niente da fare per il Fogliano che capitola ancora al 21esimo sul calcio di rigore. Va via sulla destra Essussi, Aquila lo stende, appena entrato in area l'arbitro non ha esitazioni, è penalty dal dischetto, il 7° gol personale di Samir Lasheb. 3-0, partita virtualmente chiusa, Montevarchi che allenta i ritmi al 31esimo nel primo tempo, un bel sinistro dell'eterno Zacchei al lato di poco. Nella ripresa molto Fogliano, Montevarchi che abbassa i ritmi fin troppo. Al quarto Coppi sul liscio di Migliorini rischia il gol, la palla sfila a fil di montante. Al sesto ancora Coppi in mischia, si esalta su una conclusione sotto misura. Al 20esimo una botta di Mencagli che si era liberato in area finisce alta. Il premio per il Fogliano al 36esimo, cross del nuovo entrato Mariani, l'autorete di Travaglini, peraltro tra i migliori dei suoi. Ma al 45esimo in zona Cesarini, come si diceva un tempo, Mattia Cappelli, azione caparbia e poi il sinistro per il 4-1 che fa calare il poker al Montevarchi e l'Aquila riprende il volo in classifica.